ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi mi trucco con i pennelli bagnati, signore e signori, e io non oso immaginare cosa ne uscirà fuori. Ovviamente vi darò la prova che sto bagnando effettivamente i pennelli, ma poi più che altro si capirà dallo schifo che ricreerò sul mio volto, quindi comunque non perdiamo tempo. Ho preparato nel mio magnifico bicchiere a forma di teschio l'acqua. Ora vado ad inserire all'interno tutti i pennelli per iniziare a farli bagnare. Iniziamo con questi due. Sto qui. Okay. Perché queste idee malsane. Ah, comunque questa fantastica idea l'ho presa da Melissa Tani, perché ho visto appunto questo video da lei. Facciamo bagnare per bene i pennelli. Ho preparato un cuscino, lo appoggio qui davanti a me in modo che posso appoggiarci i pennelli. Ok. Oh mio dio, quanta acqua. Partiamo ovviamente dal primer. Questo qui è l'unico che applico senza pennello, perché normalmente anche quando vado a truccarmi non lo applico con i pennelli, preferisco l'applicazione con le mani. Questo qui che sto utilizzando è dell'Essence, è il You Better Work, ed è adatto anche per la palestra. Non vi so dire sinceramente io, perché non andando in palestra non so se è effettivamente buono come dicono. Però per quanto mi riguarda, l'ho testato quest'estate e pur avendo la pelle grassa mi sono trovata molto molto bene. Poi passiamo al fondotinta, eccolo qui. Io utilizzo sempre di Essence il Fresh and Fit Wake Makeup, il mio è nella colorazione 30. Vado innanzitutto a fare un pump e lo vado a mettere tipo a pallini. Voi come lo applicate il fondotinta? Io faccio sempre pallini, sia se utilizzo la Beauty Blender sia se utilizzo il pennello. In questo caso oggi utilizzeremo il pennello e Dio che schifo, guardate, rimane tutta la piega. Ok, sono pronta, devo munire un attimo di specchio, no, magari l'altro, visto che questo si è rotto. Oddio, che schifo, sono pronta. Ok, ma mamma mia, ma che cosa è successo qui? Si è attaccato tutto al pennello. Oh, oddio. No, raga, che brutta sensazione. Oddio, oddio mio. È come spalmarsi qualcosa di, non lo so, appiccicoso. Cioè, non si asciugherà mai questo, capite? Mai si asciugherà. Meglio di così non posso fare, anche perché il pennello è bagnato, quindi boh, vabbè. Intanto che si asciuga il fondotinta, vado a utilizzare questo correttore, però appunto lo andrò a bagnare con l'acqua. Prendo un attimino il bicchiere. Ok. Oddio, non, cioè non colora, non colora, oh mio Dio, il prodotto, oddio no, prodotto esci, ti prego. Riprendo il pennello da fondotinta e vado ad applicare il correttore. Ah, si stanno appiccicando tutti i capelli, ah, oh mio Dio. Ma la cosa bella è che ora dobbiamo passare alla parte delle polveri. Sarà molto molto interessante quel passaggio. Ok, come cipria utilizzo sempre di Essence, praticamente ho tutto di Essence, anche il correttore comunque era di Essence, la cipria All About Matte. In pratica questa qui è la cipria compatta bianca, perché non voglio non voglio andare a rovinare quella che utilizzo di solito, che è la Brighten Up, che è gialla. Come potete vedere c'è abbastanza differenza, è la mia preferita, quindi andiamo. Ma
Non lo so, ma riesce. Oddio! Non riesce a prendere il prodotto. Sta facendo una fatica assurda. Il pennello, oddio. Sapete qual è il fatto? Che ora qui, con le cosine che più o meno riescono a mimetizzarsi con il mio colore di pelle, magari non si nota più di tanto lo schifo. Ma quando andremo a fare il contouring, applicheremo il blush, il make-up occhi, che comunque non si sfumerà un bel niente, lì ci sarà da ridere. Ok, perfetto. Ora vado a fare il contouring, però noto che dopo aver preso un po' di cipria si è un po' asciugato il pennello, quindi lo ribagno un altro po'. Ok, ho ribagnato il pennello, quindi pennello bagnato, come si può notare. Faccio un po' così. Oddio, oddio, oddio. A parte il fatto che si sta trasportando anche i capelli. No! Madonna, ho una chiazza enorme, vediamo quanto... No, vabbè, no, voi forse non so se vi state rendendo conto. No, vabbè, ma perché? Sembra che sia diventato rosso, ma perché? Va bene... Più di così non posso sfumare. Ora passiamo al blush. Quindi, appunto, dicevo, prendo questo qui di Essence. Ok, piano piano, per non sembrare Heidi. Madonna, raga, che schifo. Ora metto l'illuminante e poi passiamo al make-up occhi. Come illuminante direi di mettere, visto che comunque siamo abbastanza colorati, metto questo qui che è un po' pescatino ed è della palette Solstice di Sleek. Oh mio Dio. Oh mamma. Forse ne ho preso troppo di qui. A spargere in questa maniera. Dopo ovviamente mi avvicinerò ancora di più, perché di qui il fatto è che sembra comunque sfumato per bene, ma non lo è. Forse di qui si intuisce che ha chiazze. Ora passiamo alla parte che mi terrorizza di più, ovvero il make-up occhi. Ho deciso di ricreare un make-up sui toni del viola, come si è intuito dallo sfondo, e utilizzerò appunto di questa palette di Revolution Pro tutti i toni che vanno sul viola e sul fucsia. Prendo innanzitutto il mio pennello da sfumatura e prendo il viola, e io dovrei sfumare tutto ciò. Oh mio Dio. Perché qui è più chiaro. Non si sfuma niente. Ma niente, niente, niente. Ora prendo il colore un po' più chiaro, che si chiama Exclusive, e lo applico qui e qui. Oh mio Dio, ma che cosa ho combinato qui? Riprendo il colore di viola di prima. Lo applico di qui, tamponando per bene. Perfetto, perfetto modo di dire. E ora prendo questo pennello qui per fare la parte di sotto. È difficilissimo con i pennelli bagnati, ma vi rendete conto? Non è per niente sfumato. No, vabbè. Poi vediamo se riesco a recuperare la situazione utilizzando un color panna con l'altro pennello da sfumatura. No, ovviamente essendo bagnato non riesco a recuperare un bel niente, quindi no, niente. Riprendo un attimo l'illuminante e lo applico, oddio, qui, in questa maniera. Ok, ora per quanto riguarda il rossetto,
ho deciso di andare a mettere una liquid suede nella colorazione Brooklyn Thorn, madonna raga che schifo, di NYX Professional Makeup. E ovviamente andremo a bagnare lo scovolino. Bagno lo scovolino e torno. Oddio, qui cade l'acqua però. Siamo pronti? Vediamo un po' quanto scriverà con lo scovolino bagnato. Ah no, scrive. Però è un po' difficile. Mi sento come se mi sto sbrodolando addosso. Oh mio Dio. Ok, l'applicazione è un po' difficile. Ok, l'applicazione non è omogenea. Oddio, no! E qui sta sbrodolando tutto. Cioè, guardate qui. Guardate il trucco occhi. La fronte. Scusatemi. No, vabbè, raga. Ho applicato giusto un altro po' di mascara. E questo è il nostro fantastico make-up creato con i pennelli bagnati. Mi ha sorpresa l'applicazione del fondotinta. Ho notato che si è asciugato prima e non si sono create delle chiazze, stranamente. Quindi sì, ci piace. Oh mio Dio, qui sotto c'è una chiazza assurda di bronzer. La base è davvero bella, a parte questo brodo qui che sembra rosso, non lo so. Vabbè. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertita molto. E cioè, oh mio Dio, ma vi rendete conto che cosa ho fatto oggi? Quindi niente, ragazzi e ragazze, un bacio e al prossimo video. Ciao!